Per me, spettatrice onnivora e compulsiva, il cinema catalano è stato una specie di scoperta, una specie di rivelazione, una di quelle fortune, di quei regali che il mio lavoro, a dire il vero, mi concede piuttosto spesso. Dal 2004 sono direttrice del Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria d'Alghero, che è un'emanazione diretta della Società Umanitaria di Milano, fondazione storica che ha oltre 130 anni di vita e che dagli anni 60 lavora in Sardegna per la diffusione, la promozione e la valorizzazione della cultura cinematografica dell'isola, occupandosi in modo specifico della formazione del pubblico. Alghero nel panorama regionale è una realtà piuttosto atipica, una specie di isola linguistica, un'isola nell'isola, perché per quel bizzarro gioco di corsi e ricorsi della storia, da quasi 7 secoli si parla una variante di catalano. Quindi i legami tra noi e la Catalogna hanno radici lontane e profonde che passano attraverso la condivisione di una lingua, anche se non si esauriscono nella condivisione di una lingua. Quindi la curiosità e l'impegno nella diffusione del cinema catalano nasce semplicemente ascoltando la storia di questa città. Era il 2011 quando Joan Adel, referente della Generalitat de Catalunya d'Alghero, ci propone di fare parte di Catalunya Cinema. Catalunya Cinema era un progetto voluto fermamente dal Dipartimento della Cultura della Generalitat de Catalunya, tramite l'allora ISIC, oggi diventato ISEC, con lo scopo di incoraggiare le nuove produzioni cinematografiche catalane in lingua catalana promuoverne la diffusione a livello internazionale. L'ISIC era convinto che il prestigio, il valore, la ricchezza di questa nuova generazione di autori e di autrici fosse in grado di forgiare una sorta di marchio di qualità, di sigillo di garanzia e avere, conquistare un pubblico di tipo internazionale. Diciamo, il punto di inizio di questo processo di riconoscimento pubblico della nuova cinematografia catalana era stato il successo festivaliero di Panegra, di Agustí Villaronga, ma anche un successo di Botteghino. E così comincia questo circuito di nove città, nove realtà territoriali catalanofone che Alghero avrebbe idealmente e geograficamente concluso. Nasce così l'esperienza di Catalunya Cinema all'Alghe, 3 annualità in cui arrivano ad Alghero, arrivano film in lingua regionale rigorosamente sottotitolati in italiano, alla presenza di autori, autrici, produttori e produttrici. Il pubblico algherese vede dei film e vede un cinema altrimenti invisibile, completamente inedito in Italia. Una delle annualità, in modo particolare, sarà dedicato in maniera specifica al giovane pubblico, ai giovani spettatori, perché portiamo in sala a vedere un film in lingua originale tutte le scuole e tutti gli studenti delle scuole di Alghero, una sorta di vero e proprio battesimo perché c'erano veramente moltissimi giovani spettatori che non avevano mai visto in sala un film in sala e tantomeno in lingua originale. E dopo l'esperienza di Catalunya Cinema abbiamo per poco tempo ho sperimentato un'edizione di Cinema en Català, un progetto di collaborazione insieme alla sezione locale della Plataforma per la Lingua, questa ONG che ha tra i suoi obiettivi statutari la diffusione del catalano nel mondo. In quell'edizione in programma c'era Panegre appunto di Agustí Villaronga e a presentarlo ad accompagnare il film Isona Passola, la sua produttrice. Isona allora era presidente dell'Accademia del Cinema Català, accademia che organizza da tempo, da sempre, un importantissimo premio, il premio Gaudí appunto, che è il principale premio cinematografico della Catalogna, omologo diciamo al nostro Davide di Donatello. Ed è proprio Isona che ci propone di fare parte di questo circuito, di far diventare Alghero l'ennesima tappa appunto del Cicle Gaudí. Queste felici esperienze probabilmente sono all'origine dell'invito che abbiamo ricevuto a partire dallo scorso anno da un partenariato che conta i principali atenei di Napoli, oltre ovviamente all'ufficio di rappresentanza in Italia della Generalitat di Catalunya, di esportare questo modello di progetto culturale, questo progetto di cooperazione culturale nel segno del cinema anche a Napoli. E così lo scorso anno e quest'anno, perché abbiamo replicato l'esperienza anche quest'anno, è nato Core, rassegna appunto Focus sulla nuova cinematografia catalana d'autore ed autrice, ospitato nella sede della Fondazione Focus dei Quartieri Spagnoli.